siamo a Roma, siamo venuti a scoprire i commensali cosa ne pensano della pizza a taglia. Io lavoro molto nel mulino. Il mulino è l'anima di tutto del nostro lavoro, no? E le farine da dove arrivano? Costano Belbo, mulino marino che tu conosci anche molto bene. Scusami Gabriele, io vedo che stai stendendo la pizza mettendo della semola di grano duro, come sì, mai? È perché ecco qua, questo qua è la dimostrazione. L'impasto è talmente morbido e maturato che il glutine ha quasi ceduto che la semola mi aiuta a fare da impermeabile, no? Che lievito usi? È il lievito madre. Organizziamoci, i lieviti sono due. O te lo vai a comprare o te lo fai da solo. Ah, il pezzettino di pizza, di pasta che ti avanza, sì. Lo getti nel lievito? No, non lo faccio, perché c'è sale, perché c'è grasso, cioè c'è grasso, c'è l'olio di oliva e mi inquina quello che è il suo mondo. Quel mondo deve essere un mondo protetto da tutto, il sale... Allora metti farina? Farina, acqua e basta. Che succede? Quando casca l'acqua nella farina c'è una fermentazione, cioè da amido diventa zucchero semplice. I batteri che stanno nell'aria sono ghiotti di quell'amido e si cascano tuffa, dentro e si tuffa, e io sono tanto contento. È buonissima. Ma la senti la differenza con quelle altre pizze? Assolutamente sì, è morbida, è veramente lievitata in modo diverso. L'altezza della pizza, lo spessore è dato dalla stesura, addirittura da come viene stesa, non viene massacrata, cioè menata da quel mattarello, niente. Vedete? Ha degli alveoli bellissimi, cioè praticamente l'interno è vuota. La specialità di questa pizza è il pizzaiolo, secondo me, nel senso che ogni sera si inventa qualcosa di diverso. Prezzo qualità, signore, è importante per lei. Sì, sì. Certo, però è importante che la pizza sia buona. In generale per me la pizza, se non è lievitata in maniera perfetta, diventa quasi una cosa immangiabile ormai. Mi piacciono le cose più semplici, cioè mozzarella e pomodoro per me è il massimo, un po' di origano. La pizza prendo sempre o quella bianca fiori alici o la capricciosa. Melanzane, funghi trifolati e mozzarella di bufala. Senti la differenza da qui e su altre pizzerie, sì, a Roma? Si sente. Da come la senti? Dall'acidità, meno acidità? È un po' più acida e molto più digeribile. Abbiamo notato che la gente va alla ricerca della qualità. Oggi non c'è più la pizza napoletana o romana, la napoletana quella alta o la romana quella bassa, ma la gente va a cercare la farina particolare, il lievito madre, e non ha importanza locale, ma guarda la qualità sul piatto finale.